domani 4 luglio si inaugura la mostra Paolo Canevari, Materia Oscura, a Palazzo Collicola, nel Piano Nobile, e allestita in tutte le sale dell'appartamento Nobile, tra cui la Galleria Dipinta, dove sono state sospese 4 opere a imitazione di sculture barocche, in realtà realizzate con camere d'aria. Sono dei tortili che rappresentano il serpentinato tipico della cultura manierista e barocca. Paolo Canevari, nonostante l'opera molto dura, rude, fatta di pneumatici, camere d'aria e battistrada, in realtà è un'opera che si aggancia profondamente alla storia della scultura, alla storia dell'arte. Lui figlio, nipote di famosi scultori e musicisti degli anni 20 e 30. Tutta la mostra è una mostra che parla dei nostri tempi, parla della guerra di religione, parla delle icone, dell'antichità, dell'archeologia, parla di forme oscure, forme primarie, parla dei continenti. È una mostra che sembra ritagliata appositamente per il periodo storico che stiamo vivendo, per il post-Covid, per i rivolgimenti negli Stati Uniti d'America, e vedrà all'esterno di Palazzo Collicola la collocazione di una statua della libertà abbattuta, adagiata a terra, a simbolo di libertà negati in questo periodo molto, molto oscuro della nostra civiltà, ma anche una premonizione, un augurio che la nostra civiltà si possa presto rialzare per rimeditare sugli stessi valori che sono fonte di grande cultura, ma anche di grande distruzioni. L'opera stessa di Canevari, i materiali, in questa mostra avremo anche dei disegni fatti con olio di motore bruciato, parlano anche dell'inquinamento. Non è un'opera ecologica, ma è un'opera che appunto vuole vedere nel titolo materia oscura, che in cosmologia significa quella materia di cui è fatto il cosmo, ma che ancora non siamo in grado di vedere, di misurare, di osservare direttamente. Ecco, l'opera di Canevari credo che sia una sorta di scatola nera che racchiude pulsioni distruttive con una speranza, una catarsi nascosta qua là nel suo percorso estetico, rappresentata da straordinari video in cui si rappresenta la forza catartica e rigenerativa del fuoco, o anche distruttiva, e delle lupe romane, che sono un simbolo argentato, leggero, etereo, di uscita da questa nebbia, da questa oscurità avvolgente.